Si sapeva che le industrie consumavano molta acqua, soprattutto certi tipi di industrie, ma non fino a questo punto. Di cosa si tratta? Beh, a Milano le grandi industrie, un po' come delle gigantesche cannucce infilate in un bicchiere, succhiavano enormi quantità d'acqua dal sottosuolo e questo pompaggio continuo teneva bassa la falda acquifera. Tant'è vero che a un certo punto di profondità era stata costruita la metropolitana. Con la graduale scomparsa di queste grandi fabbriche, l'acqua è tornata a salire e vedremo con quali conseguenze. Marco Visalberghi e Marco Rosi sono andati a vedere per noi. Il traffico urbano soffoca ogni giorno di più le nostre metropoli. A Roma, come a Milano, i tempi di percorrenza si allungano, i divieti complicano i tragitti e conquistare un parcheggio equivale a vincere alla lotteria. Come se non bastasse, i crescenti livelli di inquinamento costringono le amministrazioni pubbliche a blocchi sempre più frequenti del traffico privato. Cosa fare allora? La soluzione alla congestione del traffico si chiama metropolitana, ma realizzare una rete efficiente è più difficile di quello che può sembrare. A Roma, ad esempio, ad ogni nuovo scavo emergono le vestigia del suo grande passato. E a Milano? Beh, a Milano è recentemente comparso un nuovo nemico del tutto inatteso. Si chiama acqua e Superquark vi porta a vedere di che si tratta. Una prima avvisaglia arriva nel 1998, poi è la volta della crisi del 2002. In poche ore i tunnel sono invasi dall'acqua che risale dal sottosuolo e la linea 2 della metropolitana finisce fuori uso. Intervengono le idrovore, ma intanto i treni restano bloccati per ben 48 ore. Chiudere la metropolitana per 2 giorni è veramente un evento a livello di mobilità disastroso. Noi oggi praticamente su tutta la rete di Milano trasportiamo circa 2 milioni e 200 mila passeggeri, la sola metropolitana con le 3 linee ne trasporta 1 milione. È evidente quindi quando viene a mancare una linea si ha chiaramente una capacità di carico che viene a ridursi di alcune centinaia di migliaia di persone. Gli allagamenti delle gallerie furono provocati dall'inattesa risalita della falda idrica. La presenza di abbondanti vene d'acqua potabile nel sottosuolo ha storicamente rappresentato per Milano, che non è bagnata da nessun corso d'acqua, una ricchezza preziosa per il suo sviluppo. Ma perché questo improvviso innalzamento? La verità è che quando la metropolitana fu costruita, il livello della falda era tale da non interferire con le opere di scavo dei tunnel. Erano gli anni in cui Milano andava fiera della cosiddetta città delle fabbriche, cioè il polo industriale costituito dalle grandi fabbriche siderurgiche che da sole consumavano ogni anno centinaia di milioni di metri cubi di acqua. Un ingente prelievo che contribuiva a tenere basso il livello della falda freatica. Ma con il declino della grande industria, il livello della falda nel sottosuolo ha cominciato a risalire e nel giro di pochi anni in alcune zone è arrivato a pochi metri dalla superficie. Quando cominciano i lavori per il prolungamento della linea 1 della metropolitana, il fenomeno è ormai evidente. Un po' ovunque, copiosi getti d'acqua fuoriescono dal terreno e allagano gli scavi. Questa volta però i progettisti hanno messo a punto un sistema di impermeabilizzazione che fornirà alle gallerie in costruzione un'efficace difesa dalle future infiltrazioni d'acqua. La soluzione adottata è tanto semplice quanto innovativa. Contro le pareti appena scavate dei tunnel viene applicato un doppio telo di materiale isolante. Una volta steso il primo strato sull'intera superficie, si procede alla messa in opera del secondo, che viene saldato ermeticamente al primo per creare dei compartimenti stagni di 10 metri per 10 metri. L'aria rimasta intrappolata tra i due strati viene poi aspirata con una pompa. Il vuoto fa aderire i due teli, che però, grazie ai distanziatori di cui sono provvisti, creano al loro interno un intercapedine. Questo strato sottovuoto, intrappolato tra i due teli,
costituisce la vera novità del sistema, perché offre ai progettisti lo strumento per individuare e riparare le eventuali falle del rivestimento impermeabile. In questo momento siamo sottoterra, parecchi metri sottoterra, e di conseguenza la falda acquifera, cioè il livello dell'acqua, sarà all'incirca a metà di questo muro. Nel tempo, sul lunghissimo tempo, i movimenti strutturali possono permettere delle capillarità all'acqua che trova sempre la sua via per passare. Di conseguenza il sottovuoto permette la ricerca anche di una micro infiltrazione. In caso di rottura del rivestimento, l'acqua penetra tra i due strati, satura il comparto ed esce dal tubo dando l'allarme. Ogni tubo è associato a un numero che a sua volta identifica un comparto e quindi la zona esatta dell'infiltrazione. Conoscere il punto esatto dove intervenire è essenziale perché spesso l'acqua compie percorsi tortuosi che costringono i tecnici a lavori molto ingenti per individuare e arginare anche piccole perdite. Ma c'è molto di più. Il tubo permette di riparare la perdita senza fatica né opere murarie. In questo esperimento di laboratorio assistiamo a una dimostrazione del sistema. Il liquido blu simula l'infiltrazione d'acqua che invade il comparto. Dall'esterno i tecnici iniettano una resina cosiddetta acqua reattiva di colore verde. A contatto con l'acqua questa resina si trasforma in un gel che satura l'intercapedine e blocca l'infiltrazione. Per la sua semplicità e rapidità di intervento in caso di riparazione, questo sistema di impermeabilizzazione messo a punto dalla metropolitana milanese ha fatto scuola ed è ormai esportato in tutto il mondo.